Ciao! Salve a tutti, io sono appena arrivata a casa da Hogwarts. Salutone a tutti i miei amici. E io sono diventato Francesca. Oggi faremo la seguente sfida: dividiamo questo foglio a metà, mettiamo un separé tra me e Riccardo, così che i nostri sguardi non si incrociano no, e io stia molto meglio. Non mettiamo il separé. No. Che brutta notizia. Ognuno comincia a fare doodle dal proprio lato del foglio. Chi arriva prima al centro vince. Non era proprio così. Ma sappiamo una cosa: chi vince deciderà cosa ordinare a cena questa sera. Francesca ha il mal di pancia, ma non me ne frega niente. Se vinco io ordino sushi. Invece okay. Se vinci tu. Se io vinco tu stasera fai il brodo per la mia pancina dolorante. Non voglio mangiare il brodo. Io sì. Ok, nel frattempo siamo live come ogni venerdì alle 5. Se volete saperne più c'è il link in descrizione. E terremo in considerazione anche questo per fare i nostri doodle. Alice, dai il via. 3, 2, 1. E a proposito, dateci suggerimenti. Esatto. Tutti quelli blu sono i suggerimenti per Francesca. Tutti quelli rosa sono i suggerimenti per me. Jessica Sozzi dice ramen. Cappellino buffo. Ho sempre trovato buffo questo tipo di cappellino perché sembrano due chiappette. Dicono Kama si vuole. Kama, fatti vedere. Dai, veramente bisogna guardarmi per disegnarmi. Eccolo qua il piccolo Kama. Adesso disegnerò noi, tutti e quattro. Un gatto sushi. La cosa difficile di questa sfida è che stiamo facendo tutto quanto senza matita, senza gomma e senza la possibilità di cancellare. Oh no, a te chi? Ciao. Ho disegnato io. Oh no, ho disegnato già io, non farlo. Davvero? Ma perché tu disegni quelli che scusa. Fanno per me? Allora io ho fatto un ramen, noi, il sushi, un elicottero e un porcellino d'India. Un robot. Perché fra in vantaggio, Da che cosa si vede che è in vantaggio? La quantità di doodle? No. Ci penso io. Ma come diavolo è fatto il delfino? Fra un Pokémon. Oh no, ho sbagliato. Pikachu non ce l'aveva così le linee. Boh, questo vale quanti punti in meno? Un cano? Ecco qua il cano. Davvero? E anche il lato di fuori, attenzione, brividi. Brividi. Una non so come ho fatto una lontra. Basta gli animali. Un emoji. Scioglio in alta. Non so chi sia. Vista di IQ. Ah, lo odio. Allora, Francesca ha appena detto una cosa che la farà perdere. Un piede. E lo facciamo subito. Lo facciamo che spucca da qui. Allora, questo qua è il piede di tre uomini e una gamba, praticamente. Fra il demone del percale del pubblico. Va bene. Fra Levi di Attack on Titan. Oh, madonna, non me lo ricordo, Levi, però. Altri punti in meno. Ma non mi ricordo le caratteristiche. Sì, capelli corti, ma non mi ricordo proprio i dettagli. Francesca non si ricorda come è fatto Levi, eh. Questo qua io lo terrei in considerazione per il punteggio finale, Eccolo qui, il bubble tea che spara le bubble. Comunque adesso io vado avanti e faccio una banana vivente. Rick, un draghetto carino che dice ciao. Come è fatto un drago? Se preferisci Baby Yoda. Sembra un pollo. Una falena carina. Dice cioccolato pralinato tartufato doppio strato. Oh yes. Un viso puccioso manga. Bruce Lee che cavalca Levi di Attack on Titan. Sì. Che al posto delle spade tiene un delfino. Il delfino ha una lontra in bocca e sputa dinosauri. No, magari. Non so se ce la faccio. Magari. Sono in una città che va a fuoco. Magari la città è l'hometown della lontra, stando a rappresentare che questa è una guerra tra delfini e lontre e i delfini si sono alleati con Bruce Lee per ottenere la vittoria. Bruce però ormai è solo uno spirito e tutto è morte e tristezza. Ma credo che questo commento qui faremo finta di non averlo letto. Io lo sto disegnando. Ci stai provando però. A me? Stella cadente? Bene. Qualcosa di super iper puccioso. Ma tutte cose pucciose, no? Disegna tutto puccioso. Tipo Francesca dire che ne ha per un po'. Un demogorgone. Demogorgone com'era fatto? Aveva tipo un fiore in faccia. Sì.
Close contro Londra mi sono persa. Per il resto l'ho fatto, eh. Ok, questo è il mio Demogorgone. Vi piace? A me sì. Avranno chiesto i Big Money. La caramella. Vai. Un Teletubbies. Poi? Una palma. O una piuma, se vuoi. Una piuma. Un centauro che tiene un lama magico. Il centauro che tiene un lama magico. Non so in cosa intenda per tiene, ma... Non so cosa intenda per magico. Il centauro è quello metà cavallo, no? No, quello 100 piedi. Certo. Fra un fiorellino che sputa fuoco. Io comunque mi sto espandendo e sto andando anche nella tua zona. No, non puoi. Questo è perché sto vincendo. No. Mi sembra quindi chiaro. Quindi dicevamo. Ma cosa stai toccando? Oh. Perché il centauro è da fra? Infatti. Ma perché il centauro è allungato come se fosse un cavallo. Ma potevi farlo che cavalcava il drago così almeno. Ma senti, ma vuoi disegnare tu? Così scopri cosa si può fare e cosa no. Un vampiro con le pulci. Polpetta al sugo, mi rimaneva giusto questo spazietto qua. Sembra una scena macabra. Se cosa gli è successo a questa polpetta? La pannocchia. Leo di Dado Staff, però questo lo dicono a te, Rick. Eccolo qui Leo di Dado Staff. Comunque salutiamo Dado Staff, che so che ci segue sempre e che sta facendo il tifo per me, ovviamente. Un razzo, Rick. Per me, un razzo. Non sembra neanche un razzo, ma va bene. Qualcuno ha chiesto Gumball. Mark di Hammer. In effetti è veramente difficile. Ma l'ho già fatto, è lui, è il centauro. Occhio di Sauron per Richard. O Merluzzo. Merluzzo, lo sintetizzo. Bra, Kobe Bryant. Faccio un tizio che schiaccia canestro. Bravo. Le fra chiedo venga bimbo. Arriva. Un riccio Pegaso. Sto finendo lo spazio. Fatemi fare cose piccole, perché altrimenti poi vado dalla parte di Francesca. Una piccola pizza, ecco. Una piccola pizza. Io ho fatto il gabibbo, eh. Comi dove? Ah, ecco. Eccolo grande. Qui. Altre cose piccole. Infradito. Un gatto coi brufoli, tra. Un gatto coi brufoli. Una mosca pucciosa. Eccola qua. La faccio anche in compagnia. Ecco qui. Fatto. Gatto coi brufoli ce l'abbiamo. Una cacca. C'è sempre lo spazio per la cacca. Aspetta. Un orsetto peluche piccolino. Poi sotto ci chiede una fiamma. Quindi fallo che va a fuoco. No, aspetta. Comunque siamo fissi a 740 spettatori. Ma wow. Wow. Ma wow. Ma facciamo tutti quanti un applauso. Se volete far parte di questi 700 spettatori, il prossimo venerdì trovate il link qui sotto in descrizione. Una candela che spruzza inchiostro. Una candela. Ecco qua una candela. Per te fra delle cuffie intrecciate, mi ricordo un video. Io ho quasi finito, eh. Allora Rico, jingo. Che cos'è un jingo? FJNGO. E allora eccolo qua. Lo riconoscete? Esattamente. Questo è uno sgingo. Un omino di fuliggine. Lo faccio. Ok, abbiamo ufficialmente finito. E ora ci saranno i nostri giudici a decretare il vincitore. Intanto, se anche voi avete delle considerazioni a riguardo, guardando il risultato finito. Io ho delle considerazioni. Dico alle persone che ci seguono da casa. No, io voglio avere delle considerazioni. Sì, però se ce l'hanno anche loro, scrivetele nei commenti. No. Ora passiamo alle mie. Cos'è questo? È la torre di Sauron? Sì. Non sembra Sauron. Perché non è nera la torre? Eccola qua. Va meglio? Meglio. Io ho una considerazione. Vai. Cosa sono questi? Sono vermi che si ripropongono. Decorazioni. Pattern. Questi cosa sono? Croci. Stelline. Sono croci. No, sì, ma ci sono croci, ci sono schizzi, ci sono stelline, ci Scusa, sono un sacco di cose. Io ho messo delle decorazioni. Ora però guaiamo, perché ricordiamo, il vincitore deciderà cosa mangiare questa sera. Nel totale rispetto al mio pancino.
cappuccino. No. Momento votazione. Diamo la parola ai nostri giudici. Ciao, sono Cam e sono il giudice di questa sfida. Io sono Alice e sono la giudice. Bene, di sicuro c'è tanto impegno. Ma mentre so solo sapere cosa si mangia stasera. Chi è che... Secondo me questa parte è nettamente la migliore. Dici? Però Fra ha fatto Kobe. A me è piaciuto quando ha fatto Bruce Lee con Levi, i delfini, le Londre, la città in fiamme. Oggettivamente Riccardo vince per la gestione degli spazi. È riuscito a riempire molto meglio. Qua ci sono troppi buchi. Però Francesca ha fatto il doodle più complesso di tutti. Le va dato atto di questo, però per me è Fra. A me piace questa parte perché è più compatta, mentre la parte di Riccardo è un po' più... Qua mi piace la pizza, qua mi piace il gatto coi brufoli. E dico qua perché c'è il gatto coi brufoli. Andatevene via. Cioè io, allora, io posso dire una cosa? Quando è che vincerò una sfida? Ditemelo voi. Perché io non lo so. Questa sfida, io lo dico sinceramente, l'ho vinta io. Perché i doodle sono tutto una gestione degli spazi. Hai gestito male gli spazi. Hai fatto cacà. No, invece qui c'è il gatto coi brufoli. Quindi vince Francesca. Ok. Non è bastato neanche vestirmi da te per vincere. Cioè non so più che cosa fare. Non è sufficiente perché devi avere Fraffrog nel cuore. Certo. Non basta. Va bene, cercherò di avere anche il cuore di Fraffrog la prossima volta. Eccolo qui. Il brodo fatto con le mie manine per Franciccina che ha il mal di pancia. Però precisiamo che il brodo in realtà l'hai fatto prima, perché sennò sembra che l'hai comprato perché lo stai versando. No, l'ho fatto. Allora, soddisfatta? Molto buono. Invece del sushi hai avuto il tuo brodo? Devo dire che ne sono alquanto felice. Sto già meglio. Brava.